Ragazze, benvenuti in un nuovo video, io sono bt871, mi trovate su Instagram con lo stesso nickname. Nel video di oggi volevo fare una cosa che non ho mai fatto, ma il tutto nasce dal fatto che avere un ricordo natalizio di Cesare, che in realtà poi si trasforma anche in un regalino da poter fare a nonne, zie, insomma, di ricordo. Sto seguendo alcune pagine su Instagram di mamme e ho visto che in molte avevano fatto la pasta di sale. Io non faccio la pasta di sale credo da 20 anni, boh, era una cosa che mia madre mi faceva fare spesso da piccola per pacioccare, e visto che appunto gli ingredienti sono farina, sale e acqua, ho detto proviamo a farla, e il mio intento sarebbe poi quella di far fare l'impronta delle manine a Cesare, che adesso sta dormendo, ma ho detto intanto preparo la pasta, sempre se viene, e poi insomma dopo quando è sveglio mi faccio fare le impronte. Poi in realtà le vorrei anche decorare perché ho comprato le tempere, insomma. E dunque, la ricetta dice una tazza di farina, una tazza di sale fino e mezza tazza d'acqua. Quindi intanto vado a prendere una tazza, perché l'ho preso un bicchiere, ma andiamo con la tazza, prendo questa qua che non è troppo grande. Quindi andiamo, allora, una tazza di farina. Ho trovato questo rimasuglio di farina, l'ho riaperto da un po', l'avevo dimenticato, quindi la uso, va benissimo per questo intento. Tra l'altro c'erano alcuni blog che dicevano di cuocerla in forno e altri invece di lasciarla essiccare all'aria, quindi io penso che la lascerò essiccare all'aria. Una tazza di farina, la vado a mettere qua, verso tutti gli ingredienti, poi vi faccio vedere come rimane modellarla. Una tazza di sale, io questo qua molto semplice della Carrefour, sale fino, tra l'altro meno male stamattina che l'ho ricomprato, perché questo sale, non so, l'avevo comprato credo per sbaglio, perché normalmente in casa usiamo il sale grosso per la pasta e poi se no io uso il sale rosa. Questo l'ho comprato per sbaglio, ma credo di averlo usato principalmente nel lockdown per fare le varie pizze, robe varie. E è quasi finito. Ce n'è giusto una tazza. Ok, una tazza di sale. E vado a riempire mezza tazza d'acqua. Così metto un goccino a meno e me la tengo lì. Ok, adesso vi faccio vedere come impasto e poi ci mettiamo sulla spianatoia a impastare. Eccoci qua, allora nel frattempo Cesare si è svegliato, ok, è qua che sta giocando lì nel pastoncino, e voleva intanto preparare la, diciamo, teglia dove andare a prendere la carta da forno sopra, dove andare ad adagiare poi i lavoretti fatti, e vedere un po'. Allora, la pasta mi sembra molto morbida, forse dovrebbe essere un po' più dura. Poi prendo, mi tengo portata in mano un po' di farina e provo a creare dei specie di tondi grossi così, dove poi farò fare la sua manina, l'impronta della sua manina. Vediamo cosa ne esce.
apri bene, mamma. Ah, anche questo è venuto proprio bene. Christmas tree.